Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Rilasciato il primo trailer di The Gentleman, poi tante domande, Kevin Smith ha annunciato Clerks 3, Joel Edgerton tornerà nella saga di Star Wars, vedremo un giovane Neo in Matrix 4? Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione. Trovate tutti i link in descrizione, mi raccomando cliccate, ascoltatemi e ascoltate anche tutti gli altri podcast di Screen Week, che male non fa. Rilasciato il primo trailer di The Gentleman. Si tratta del nuovo film di Guy Ritchie dopo il grandissimo successo di Aladdin, che ha rilanciato a pieno titolo la sua carriera. Forse proprio per questo il regista sembra essere tornato alle origini con questo The Gentleman, che sembra un film ricolmo di tutti gli stilemi che l'hanno reso riconoscibile: ambientazione criminale, personaggi sopra le righe, talvolta grotteschi, montaggio sincopato, cast di grandi nomi. Si percepisce un tono alla The Snatch e sembra tutto davvero bellissimo. Kevin Smith ha annunciato Clerks 3? Per certi versi sì, per altri no. Il famoso regista ha annunciato al mondo, con un post su Instagram, l'intenzione di realizzare Clerks 3. Tutti i membri del cast storico dovrebbero essere a bordo e la sceneggiatura è in fase di scrittura. C'è quindi di che gioire. Ma il film, chi lo produce? Perché non è la prima volta in cui Kevin Smith manifesta questa intenzione, eppure tutto si è sempre spento poco dopo. Questa potrebbe essere la volta buona? Speriamo, ma ecco, prima di appendere i festoni, attendiamo ancora un pochettino. Joel Edgerton tornerà nella saga di Star Wars? Perché dico tornerà? In pochi se lo ricordano, ma l'attore aveva interpretato zio Owen nella trilogia prequel. Sì, proprio il famoso zio che accudisce Luke su Tatooine, e dove potrebbe essere ambientata la serie Disney Plus dedicata a Obi-Wan Kenobi? Proprio su Tatooine, e proprio quando Owen sta facendo da tutore al giovane Skywalker. Per ora si tratta di rumor e speculazioni, ma un ritorno di Edgerton con relativo approfondimento del suo personaggio non è certo da escludere. Matrix 4, vedremo un giovane Neo? Secondo alcune indiscrezioni, la cui affidabilità è da valutare, sembrano aperti i casting per trovare un attore capace di interpretare un giovane Neo, ovviamente nell'ambito dell'ormai confermato Matrix 4. Attenzione, non dovrebbe trattarsi di un prequel, data la confermata presenza di Keanu Reeves. Keanu Reeves che però in Matrix 3 faceva la fine che sappiamo, dunque sì, potrebbe essere come un prequel. Però si chiama Matrix 4. Insomma, vige ancora il mistero più totale e assoluto. Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!